Bentornati a questo corso di CATIA. Oggi esamineremo il comando tasca. Per far questo ancora, avvia, Mechanical Design, parte 1, ok, non ci interessa il nome della parte. Ci sposteremo per realizzare il nostro schizzo sul piano XY, quindi lo selezioniamo il comando schizzo e andiamo a realizzare un parallelepipedo, un generico parallelepipedo, le dimensioni ci interessano relativamente. Lo andiamo ad estrudere nello spazio. Questo è il nostro parallelepipedo. Diamo un'altezza pari a 100 mm. Anteprima. Ok. Ecco qui, abbiamo realizzato il nostro parallelepipedo. Adesso scegliamo una superficie di questo parallelepipedo. Ad esempio andiamo a scegliere la seguente superficie. Su questa superficie andiamo a realizzare un altro schizzo. In particolar modo andremo a realizzare un altro parallelepipedo, più piccolo, al suo interno. Torniamo nuovamente nello spazio tridimensionale e con il comando tasca andremo a realizzare una tasca all'interno del prisma che abbiamo precedentemente realizzato. Diamo l'ok. Ecco qui. Adesso torniamo nuovamente sul piano X ed Y. All'interno di questo piano andiamo a realizzare un altro prisma, quindi partendo da un rettangolo. Ci spostiamo nello spazio, lo estrudiamo, otterremo un parallelepipedo, l'altezza la lasciamo identica all'altro, diamo l'ok, quindi adesso abbiamo due distinti parallelepipedi. Adesso ci spostiamo su questa faccia. Su questa faccia andiamo a realizzare uno schizzo, in particolar modo realizzeremo una circonferenza. Torniamo nello spazio tridimensionale e quindi che cosa possiamo fare? Con il comando tasca possiamo. Quindi in questo caso abbiamo impostato la quota. La quota può essere variata, ovviamente la direzione può essere invertita, ma se dovessimo dare l'ok in questo caso non avrebbe senso perché non è presente materiale. Invertiamo la direzione nuovamente. L'altra tipologia di comando che possiamo dare è fino al prossimo elemento. Se diamo il comando fino al prossimo elemento, anteprima, automaticamente ci verrà forato soltanto il primo elemento, fino al prossimo elemento. Fino all'ultimo elemento invece ci verranno forati tutti e tre gli elementi che abbiamo considerato in questo modo. Possiamo effettuare l'operazione di tasca anche fino ad un determinato piano. Se selezioniamo piano, ad esempio selezionando questo piano, allora automaticamente la tasca arriverà fino a questo piano. Oppure potremmo selezionare il comando tasca fino ad una superficie. Ad esempio possiamo selezionare questa superficie oppure ancora il limite, riselezionando nuovamente il limite, potremo selezionare questa superficie, anteprima. Quindi il foro verrà eseguito fino a questo punto, quindi non attraversando la superficie presente. Quindi il comando tasca funziona in maniera esattamente identica al comando prisma. L'unica differenza è che mentre con il comando prisma aggiungiamo materiale, con il comando tasca andiamo ad eliminare materiale. Ma il modo di funzionare è praticamente identico. Possiamo ovviamente invertire il lato, potremmo dare uno spessore, ci spostiamo ovviamente potremmo effettuare una foratura in entrambe le direzioni, quindi con il comando secondo limite potremmo decidere di avere una direzione principale, poi avremo una direzione secondaria in cui andremo ad effettuare lo stesso tipo di operazione. Potremmo dare una profondità, ovviamente potremmo definire anche uno spessore. Stiamo considerando lo schizzo, diamo uno spessore, possiamo definire uno spessore, ma definire uno spessore significa ridurre, quindi aggiungere materiale e quindi ridurre le dimensioni del foro che abbiamo considerato. Ah, ovviamente, avendo una seconda direzione, noi possiamo realizzare delle forme di questo tipo. Questa è la prima direzione, questa sarà la seconda direzione. Anteprima, ecco che cosa abbiamo fatto. Quindi con il primo spessore andiamo a realizzare un elemento esistente concentrico con il foro che abbiamo precedentemente realizzato. Con il secondo spessore andiamo ad intervenire sulle dimensioni del foro da cui siamo partiti in questo caso. Questo vale sia per delle forme circolari, ma vale anche per delle forme rettangolari, qualsiasi tipo di forma. Ovviamente qualora volessimo forare in entrambe le direzioni, di una stessa lunghezza potremo utilizzare il comando estensione specchiata e così via. I comandi sono identici a quelli del comando task. Ok.
Bene, alla prossima lezione prenderemo in considerazione il comando albero che ci permetterà di realizzare delle rotazioni attorno a degli assi oppure a dei segmenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.